Dicevo che oggi volevo parlarvi di un libro, che Se incontri il Buddha per strada, uccidilo, no? Che ne parlavamo l'altra sera in una classe per un pezzo, e poi dopo vi dico la meditazione guidata di oggi è su questo. Ma tu adesso mi fai venire in mente un altro classico, no? Che era quello dello Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, che in realtà è più un romanzo, ma comunque sempre a sfondo filosofico. E l'altra volta io ho proprio sentito, quando tu eri in quella casa, in quel viaggio, in quella situazione, e portavi fuori il tuo disagio. Perciò ti ho chiesto prima come stai, nel senso, mi sembra che tu sia diverso adesso a fare questo tipo di esperienza, e tu mi hai risposto questo, cioè mi hai detto: sì, mi sento diverso, e io lo percepivo, perciò te l'ho chiesto. Cioè, davvero il fuori è la rappresentazione del dentro. Quindi, niente, mi veniva in mente questa cosa qua. Ero più sopraffatto dalla solitudine, da un senso di solitudine la volta scorsa. Sì. Invece adesso, che pur le condizioni sono le stesse, non mi sento così. Allora, il senso su cui lavoriamo oggi, ma comunque è il senso generale dell'accettazione, no? È proprio la solitudine uguale esclusione. È il senso di alienazione da se stessi. Questo dice, no? Se incontri il Buddha per la strada, uccidilo, che poi è il cammino di una psicoterapia, dove il discepolo, quindi quello che cerca il maestro, cerca qualcosa, si aliena da sé per viaggiare in cerca di qualcosa. Allora si sente escluso. Se invece cerca come avamposto di se stesso, quindi non c'è nessun altro che conosca così bene come me il mio benessere, e l'altro mi può dare solo l'esempio di come lui stesso cerca dentro se stesso. Allora c'è una sorta di accompagnamento, dove c'è una danza tra noi, dove io sto vicino a qualcuno che intende la ricerca su di sé, o comunque l'accettazione, nel senso liberatorio di energia, le leggi della natura, la concretezza, quello che c'è, la manutenzione della motocicletta, come dice Virzig, Ce l'ho quel libro. oppure la sensazione dell'essere sempre, a prescindere dal viaggio e dalla posizione dove ti trovi, ma sempre nel contatto, nella connessione. Per questo vi dico queste cose oggi prima degli esercizi, in modo tale che durante gli esercizi poi ci lavoriamo. Il concetto cardine è proprio di non guardare gli altri, bensì a se stessi. Quindi, la metafora più indispensabile della conoscenza di se stessi: io sono l'avamposto della ricerca che posso fare su di me, non c'è nessun altro più di me che me la possa insegnare. E tutto ciò di cui io ho bisogno, questa conoscenza è già insita in me, non mi può arrivare da fuori. Da fuori mi può solo arrivare questo esempio. Quindi pensatelo in senso corporeo. Perciò poi vi farò delle evocazioni sul corpo. Pensate a me, quindi a ciascuno di noi, che dice a se stesso: senti tutti i capillari, tutte le sensazioni di espansione, di gioia, di aria, di esistenza di te stesso. Quella è l'unica conoscenza che tu hai già. Puoi ottenere perché già ce l'hai.
gli altri possono essere solo affiancati in questa ricerca a noi o dietro di noi, dietro nel senso di non con qualcosa che ci viene portato dall'alto. Questa altrimenti diventa l'alienazione, cioè io mi alieno da me per cercare fuori da me. Non conta come gli altri ci conoscono o si conoscono, ma come io conosco me stesso. L'illuminazione non mi può arrivare da fuori. Non c'è miglior maestro di me nel lavoro su di me. Questa è la summa dell'accettazione. Certo che posso avere un maestro o più di uno, certo che posso avere un amore, speriamo uno, ma insomma anche più di uno, ma questo amore, questa gioia che tutto diffonde, può avvenire solo in una sorta di vicinanza, di danza, di come quindi si sta bene insieme mentre entrambi lo facciamo, cioè conoscerci, cercarci dentro, non per ciò che l'altro mi possa dare e in sostanza mi dà. Il contrario che cos'è? Esiste quindi una forma naturale di reciprocità, scambio, parità, dove la relazione non è tutto, e un'altra invece dove la relazione è tutto e i partner si sentono avvinghiati. Non sto parlando ovviamente di relazione solo con altre persone, ma di relazione con l'oggetto, quello che in psicologia è l'oggetto, no? L'oggetto della libido, quindi delle cariche affettive che noi abbiamo, quindi qualsiasi attività, qualsiasi lavoro, qualsiasi passione diventa l'oggetto. Se questo oggetto mi possiede, io lo possiedo, siamo avvinghiati, e prima o poi questo ha da sciogliersi, altrimenti non c'è vita, non c'è respiro, non c'è aria. È pertanto una distinzione tra due vite: cerco perennemente qualcosa di ineffabile e inafferrabile, nelle relazioni o nelle cose, contrapposta all'altra vita dove non cerco mai più nulla, nella sana rinuncia di strade che nei decenni non mi hanno mai portato a nulla, quindi è inutile che io continuo su queste strade, perseguo un'altra possibilità e poi vediamo dove mi porta, perché cercare fuori non mi ha mai portato quanto promesso. Quindi, se sono in questa percezione, in questa vibrazione, in energetica parliamo proprio di vibrazione, mi sento subito nell'esattezza della natura e mi percepisco molto meglio, più vero uguale agli altri, meno quello speciale che deve essere sempre più speciale, se capite quello che voglio dire. E questo spiana il bello di questa seconda vita, di questa esistenza, perché questa strada non è una rinuncia, non è una chiusura, non è una rassegnazione o un abbattimento. No, è una scoperta di un dono, di una collocazione inedita, di una notizia, di un segreto che non ci avevano detto i bastardi, no? Quindi potevano dirlo. Per cui a un certo punto c'è la constatazione, non potevate scriverlo a caratteri cubitali su tutte le strade? Ecco, manca la cultura di questo tipo di ricerca non alienata. Quindi, a questo proposito, l'autore del Se incontri Buddha per la strada, uccido, che è uno psicoterapeuta, era uno psicoterapeuta, il libro è stato scritto nel 72, dice... letteralmente, nel suo viaggio il pellegrino, il viandante, il discepolo impara soltanto che nessuno può insegnargli nulla. Appena sa rinunciare al suo ruolo di discepolo, impara che ha sempre saputo come vivere, che questa conoscenza ha sempre fatto parte della sua vita, della sua storia.
Il segreto è che non ci sono segreti. Il mondo del maestro Zen insegna a non cercare la realtà in ciò che è esterno a noi. Uccidere il Buddha quando lo si incontra significa distruggere la speranza che qualcuno all'infuori di noi possa essere il nostro padrone. Nessun uomo è più grande di un altro. Dobbiamo imparare che per ognuno di noi la vita può diventare di per sé un pellegrinaggio spirituale, una ricerca, un esilio senza fine. Quindi o un pellegrinaggio spirituale oppure una ricerca, un in esilio senza fine. La nostra unica consolazione in questo viaggio è riconoscere che ogni uomo è il nostro compagno di strada. Ora vi ho letto appunto questo prima, ne abbiamo parlato prima, proprio perché gli esercizi, mettete muto, vi dico gli esercizi da fare, ci alziamo in piedi, se volete prendete materassino. Quindi tutti gli esercizi che vi chiedo di fare adesso hanno sempre questa domanda di base su cui poi dopo potrete riflettere, appuntare, condividere ovviamente. Quanto ancora io cerco qualcosa fuori di me e quanto invece ho accettato davvero, fino in fondo, fino all'ultima goccia, che non arriverà niente perché non ne ho bisogno, non perché mi devo rassegnare. Quindi accettazione come liberazione di energia e gioia pura. E quanta intensità c'è in me e nelle cose che faccio, quanta esattezza. E io ovviamente ve lo ricorderò negli esercizi. Quindi ci sgranchiamo come al solito in alto, bene, ci svegliamo, sentiamo che rapporto c'è con questo corpo. Ad esempio, la prima domanda è: un corpo che sento un po' prostrato, stanco, che deve dare qualcosa per ottenere in cambio un risultato, ecco, già questo, no? O c'è sintesi, nel senso che c'è scambio di intensità, parità, reciprocità, arriva ciò che io accetto che arrivi e io dono ciò che è naturale che io doni nello stesso istante. Scegliamo come al solito molto bene le giunture, sia in alto che in basso. Questo corpo lo tratto come macchina, come motocicletta, e la manutenzione di questa motocicletta la faccio a che scopo? Per trovare che cosa? O per il piacere fino a se stesso di sentire il rombo del motore, se capite quello che voglio dire. Com'è il rapporto tra me e questa struttura? Mi sostiene o io sono questa struttura? Mi sostiene per i miei scopi? Provate a chiedervelo al corpo e sentite se c'è una risposta. Oppure io sono questa struttura? Sono quest'identità? La ricerca è dentro, quindi è sempre ricca di scoperte. O è fuori con la speranza di un'illuminazione. E tenendo le braccia su verso il cielo, rilasso la testa e il collo e butto indietro, il petto si apre un po'. E con il baricentro molto in avanti inizio a scendere e risalire con la punta dei piedi, l'avampiede entra nel terreno e si scioglie. Ecco, adesso il mio diaframma ha lasciato andare, sentite la mia voce come molto meno sforzata e più profonda, proprio perché accetto in questo momento di sentire la mia apertura che può esserci.
posso essere aperto a qualsiasi verità c'è dentro di me. E io sono il più titolato nella ricerca al mio interno. Non mi manca niente, il mio corpo conosce tutto questo. Continua in questa posizione sapendo che i bracci un po' faranno male, ma resisto il più possibile rilassando completamente tutti i muscoli. E potrei in teoria starci delle ore in questo flusso. I talloni sono praticamente non aderenti al terreno, la parte anale, genitale, perianale, la schiena è completamente aperta. Il respiro arriva e parte dalla punta dei piedi a cui sono totalmente affidato. È il mio campo legittimo, sono nel mio terreno. Il territorio, il volume che io occupo, lo occupo legittimamente? Queste sono le domande. O aspetto un permesso, una legittimazione appunto? Lo chiedo al mio corpo e attendo una risposta, non la pretendo. Come al solito, un suono mi può aiutare. O lasciarmi andare mi può aiutare. Lentamente butto giù le braccia. Effetto qualche passo nello spazio come di consueto per capire se c'è possibilità di camminare diversamente rispetto al solito. C'è questa possibilità, io cammino diversamente rispetto anche a soltanto 5 minuti fa.
poi ritorno in posizione. Mi metto nella classica posizione. Estesa all'indietro, quindi cosiddetta d'arco, dove piano piano i miei piedi si ancorano a terra, i talloni lievemente alzati, il bacino si gira verso l'alto in avanti. E lentamente siamo in questa posizione con la schiena arcuata e i pugni nelle reni, nelle ossa del bacino, in questo modo. E quando sono in questa posizione lascio andare le ginocchia come se andassero a terra, perché non sono più necessarie. Allora, senza questa tensione, può essere che ci siano delle vibrazioni belle, estese, grandi. Ah, 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 ah. In questa posizione che sempre più diventa piena e legittima, e di nuovo mi pongo la domanda: è legittimo per me stare in questa posizione, sentire la mia pienezza? Posso occupare lo spazio che mi è stato dato pienamente fino all'ultimo dei miei capillari oppure no? Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Per me stare in questa posizione, sentire la mia pienezza, posso occupare lo spazio che mi è stato dato pienamente fino all'ultimo dei miei capillari oppure no? Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Lentamente andiamo nella posizione del piegamento in avanti e raccogliamo i frutti di questo lavoro. Mi è concesso andare in profondità? Perché sì, fino a che punto? Perché no? Perché non mi è concesso? Provate a vedere, magari c'è una risposta secca che il vostro corpo vi dà. Non ti è concesso. No. Thank you.
E allora forse ci possiamo rendere conto che è questo quello che cerchiamo, come dicevamo prima, magari alienandoci da noi stessi, sentendo la solitudine o la separazione. E cioè magari chiediamo un'autorizzazione, un permesso, allora stiamo solo andando a cercare che qualcuno sia d'accordo alla nostra profondità. È possibile? Se sì, chi originariamente, tanto tempo fa, ci ha abituato a questa sensazione? Come possiamo in realtà affrancarci da questo? Se possiamo. Nulla è triste o ci porta abbattimento, tutto è verità. Vuoi il benessere? Cerca la verità. Poi ci mettiamo a terra, schiena a terra, lentamente, classica posizione di base, di grounding di base a terra, quindi piedi con i talloni leggermente sollevati o più di un tot se questo ci fa bene, e siamo nella ricerca di una risposta, di una vibrazione, di una sensazione di connessione con noi stessi e le nostre verità. Cosa stavo cercando fino ad oggi? Cosa posso smettere di cercare da oggi in poi? Quanto posso interamente, totalmente, nel più intimo dettaglio, godermi l'esistenza senza più cercare niente, di impossibile da trovare all'esterno? Queste sono le domande di oggi. Cercare niente, di impossibile da trovare all'esterno. Queste sono le domande di oggi. Thank you.
lentamente andiamo terminando questa esperienza. Riapriamo gli occhi o ritorniamo alla nostra realtà. Se è necessario, segniamo ciò che il nostro inconscio ci ha ricordato e che può essere che tra qualche minuto non ci concederà più l'accesso, quindi magari è bene scriverselo e concludiamo l'esperienza. Grazie.